Anzitutto la condanna assoluta di questa violenza come di ogni violenza. Purtroppo in questi giorni abbiamo visto delle terribili banalità del male. E quindi la condanna assoluta e la vicinanza alla moglie e al povero papà, che abbia perso la Davide e Fabri, aveva perso la mamma poco tempo fa. Quindi una vicinanza, una solidarietà assoluta verso chi è stato colpito. E quindi per un dolore inaccettabile, no? Il vero problema è come reagire. La tentazione è soprattutto istintiva di fronte alle forze del male e di rincorrerle. Il problema è un invito ulteriore per le forze dell'ordine, che devono garantire la sicurezza, e per la giustizia di trovare le risposte efficaci. Dei fatti come questi ci devono rispronare a dare tutte le risposte necessarie e consapevolmente. La risposta non è rincorrere il male, la risposta non è, a mio parere, un discorso di armi. Il vero problema è far funzionare il sistema che garantisce il bene comune e la casa comune. Pensiamo sempre a una certa lentezza della giustizia, dovuta a tanti motivi chiaramente, o alla certezza della giustizia, questo qualche volta appunto lascia dei punti interrogativi. Però appunto io credo che dei fatti come questi diciamo spingere a non a reazioni istintive, ma a delle scelte serie, delle scelte che costruiscano, altrimenti purtroppo, come spesso avviene, finita l'emozione si pensa di ritornare tutto, si ritorna tutto quanto come prima, invece la vera domanda di fatti come questi è quella di un cambiamento più profondo.